Da fammi la grazia. Allora, buonasera. Come sempre lascio passare un minuto, 30 secondi, un minuto per chi ha piacere di ascoltarci appunto in diretta. Per i nuovi amici, naturalmente ricordo che poi queste dirette comunque rimangono assolutamente registrate come normali post. Qui a fianco a me ho Marco Valli, che è il nostro europarlamentare ed è in diretta da Bruxelles, quindi miracoli della tecnologia. Marco, facciamo passare ancora qualche minuto perché sto vedendo, qualche secondo ancora che sto vedendo Sì, che spero sta. che si senta. Faccio una prova così vediamo se il meccanismo che hai messo di collegamento funziona. Appunto chiedo di confermare che ci sia l'audio, così almeno poi non si vede solo un'immagine che muove la bocca. No, direi che l'audio è Ottimo. buono ed è anche sincronizzato, cosa non da poco. E bene, direi che possiamo anche partire. Allora, ribadisco, siamo in diretta con Bruxelles, con i nostri europarlamentari, in questo caso Marco Valli, che è specializzato in materie bancarie e finanziarie. E do immediatamente la parola a lui perché ci sono grosse questioni afferenti al mondo bancario. Io da tempo vi ripeto che i telegiornali nazionali dovrebbero dare molto più spazio e noi stessi come attivisti 5 Stelle dovremmo dare molto più spazio a quello che succede in Europa, perché quello che succede in Europa all'80% ci condiziona ogni singola cosa che poi facciamo in Italia. Io quando vi faccio i miei rapportini settimanali vi dico sempre: questa è una cosa che stiamo recependo da Bruxelles, questa è una direttiva, queste sono cose che ci impone Bruxelles. L'80% di quello che facciamo a livello nazionale ci viene guidato, se non proprio imposto, da Bruxelles. Ora, in campo bancario sapete benissimo quali sono le difficoltà sia europee ma soprattutto italiane, e l'Europa si sta muovendo in questo senso. Ci sono molti problemi e do la parola per questo proprio a Marco, quindi vai tranquillo. Sì, grazie Gianni per avermi invitato sulla tua pagina a parlare di queste argomentazioni tecniche, ma come ben detto che devono essere divulgate, cercheremo di farlo in un modo abbastanza semplice e senza dilungarci troppo. Ci sono cose veramente serie che bollono in pentola perché, come hai già detto, tante delle legislazioni che arrivano dall'Unione Europea incide direttamente con i regolamenti e poi con le direttive che vengono recepite sulla vita di tutti i giorni, e capite che le regole in ambito bancario incidono ulteriormente proprio perché regolano poi dopo tutti i meccanismi che vanno a condizionare l'economia reale, e quindi le imprese, il lavoro, eccetera. Per quanto riguarda il pacchetto bancario che adesso abbiamo in discussione, ovvero quello legato all'unione bancaria, la cessione di sovranità che abbiamo fatto nei confronti dell'Unione Europea come popolo italiano, che è stata fatta dai partiti che hanno governato negli ultimi anni, sia di destra che di sinistra, quindi sia Berlusconi che il PD, o comunque manifestazioni più o meno variegate di queste esponenze, ha portato a delegare totalmente la disciplina bancaria per quanto riguarda la vigilanza, soprattutto gli istituti sistemici, alla Banca Centrale Europea, e questo ha portato a delle conseguenze abbastanza gravi che abbiamo visto ripercuotersi in Italia, soprattutto con l'applicazione della normativa BRRD che contiene il bail-in e che abbiamo visto che ha impattato sui risparmiatori. Ora, quest'unione bancaria che è stata creata su questi due primi pilastri, ovvero che sono la supervisione delle banche da parte della Banca Centrale Europea e il provvedimento che porta il Consiglio Pelino, ovvero la risoluzione delle crisi che va a coinvolgere anche i risparmiatori, vivono in Unione Europea un momento di revisione. Cosa vuol dire? Che si è aperto un fascicolo per rivedere questo tipo di regole. E visto che il governo italiano, diciamo, nella prima stesura di queste regole non si è particolarmente impegnato, anzi le ha recepite a orecchie basse, senza rendersi conto di quelle che sarebbero state le implicazioni. Oggi, in seguito anche a tutte le questioni che sono successe legate all'applicazione di queste norme, è importantissimo seguirle. Noi già denunciavamo
fin da prima anche di entrare in Parlamento in Italia l'applicazione di queste regole, come avrebbe impattato su i risparmiatori, ma anche i contribuenti. Già noi proponevamo fin da prima di entrare in Parlamento, ad esempio, la separazione bancaria, che è un provvedimento che manca all'Unione Bancaria Europea e che consentirebbe la separazione tra istituti che erogano il credito, quindi prendono il risparmio per prestarlo ai cittadini, a chi vuole fare impresa, a chi vuole comprare una casa, e la separazione tra questo tipo di banche sane, diciamo, che fanno attività del credito, e quelle che fanno un'attività finanziaria. Applicare una procedura come quella del bail-in a una banca universale espone ovviamente anche il risparmiatore, oltre che il contribuente, a dei rischi enormi, perché oggi abbiamo delle banche all'interno dell'Unione Europea, ad esempio, soprattutto gli istituti del Nord Europa, che sfuggono alla vigilanza della Banca Centrale Europea perché le regole non vanno ad aggredire questo tipo di asset, sfuggono tutti i derivati, tutta la finanza più speculativa e liquida. Ecco, questo tipo di strumenti oggi non è messo sotto lente di ingrandimento e quindi, insomma, con un'unione bancaria potremmo avere delle conseguenze molto gravi su questo. La revisione che stiamo affrontando comunque verte su due punti fondamentali. Il primo è quello legato alla revisione dei requisiti di capitale della vigilanza. Cosa vuol dire? Ad oggi, quando la Banca Centrale Europea fa i famosi stress test, ovvero quando fa le pagelle delle banche, va a evidenziare, secondo dei criteri che hanno selezionato i tecnici, come valutare appunto le banche europee. E in questi criteri si è considerato solo fino ad oggi il rischio del credito, perché il rischio del credito ha portato all'esplosione dei mutui subprime, ha portato delle conseguenze legate ai crediti deteriorati, insomma, hanno messo sotto torchio, sotto lente di ingrandimento, solo il sistema del credito. E quindi, di conseguenza, noi ci ritroviamo in un contesto dove la maggior parte dei paesi europei, tra il 2011 e il 2013, quando si poteva, ha liberato il proprio sistema bancario dalle sofferenze e quindi si è ripulito da questi non performing loans nelle quantità massicce, appunto, che erano detenute nei bilanci delle banche. E d'altra parte ci ritroviamo in una situazione molto inflazionata sui mercati, dove tutti i prodotti derivati, prodotti da finanza e prodotti da finanza speculativa, quelli molto illiquidi che di solito sono anche negoziati tra banche stesse, quindi i prezzi li fanno le banche tra di loro, se non hanno un prezzo reale di mercato, sono basati su modelli interni di valutazione. Ecco, questi strumenti, in caso di una crisi, perderanno un sacco di valore. Quindi tutta la vigilanza si è concentrata su questo credito e sta aggredendo il credito. Quindi le banche che in Italia hanno dei modelli concentrati su questo modello di business, cioè 80% credito e 20% finanza, si ritrovano messe sotto torchio e a dover fare, si dice, degli aumenti di capitale, devono mettere comunque del capitale a garanzia e se non lo riescono a trovare con mezzi propri, appunto, devono richiedere al mercato un aumento. Questo, appunto, mette in difficoltà il sistema bancario italiano e su questo noi oggi ci stiamo battendo affinché, ci sia un minimo allentamento, proprio perché riteniamo che sia più rischioso oggi dimenticarsi tutta la parte finanziaria. Basti pensare che Deutsche Bank o tutte le banche d'affari del Nord Europa principali, ma Deutsche Bank è proprio un caso particolare, possiedono migliaia di miliardi di nozionali sui titoli derivati, il che vuol dire che in caso di una crisi di mercato, questi titoli che oggi magari valgono 100, domani, con una caduta dei mercati finanziari, gran parte di questi possono deteriorarsi e valere molto poco e essere molto più rischiosi anche di un mutuo che comunque sottostante magari c'è una casa o un prestito a una piccola impresa che magari c'è comunque il capannone, dei macchinari, quindi un valore reale ce l'ha. Molto spesso i derivati o comunque strumenti illiquidi sono scommesse. Ecco, Quindi Marco, scusami se ti interrompo, quindi probabilmente non è un caso, a voler essere maliziosi, che la riforma stia prendendo in esame, come dici tu, solo il credito e non tutti gli altri strumenti, dal momento che la Deutsche Bank è la banca che ha in assoluto la più grande quantità di derivati e il Fondo Monetario Internazionale l'ha classificata come la banca a maggior rischio sistemico mondiale. Ma questo sì. evidentemente la politica tedesca è molto forte,
e sta dicendo non tocchiamo gli interessi delle banche tedesche, andiamo a concentrarci sul credito. Probabilmente Beh, questo questa è sì, una perché chiave di cosa lettura. sta agevolando questa vigilanza che, diciamo, valuta negativamente le banche esposte sul credito? Sta facendo sì che questo modello di banca venga messo sotto crisi, quindi venga in qualche modo obbligato a ricercare del capitale sul mercato per soddisfare i requisiti stringenti, e ovviamente le banche che hanno più attività speculativa e hanno più mezzi per poter fare acquisti oggi, fondamentalmente se le stanno comprando. Quindi c'è una concentrazione bancaria che sta spingendo anche la BCE. Draghi più volte l'ha detto in modo aperto durante le riunioni della Banca Centrale e durante le sue conferenze stampa: ci sono troppe banche, ma questo cosa sta creando? Sta creando proprio una concentrazione. E gli istituti già grandi e troppo grandi per fallire, i famosi too big to fail, che in tutti i modi dovevano cercare di limitare dopo la crisi del 2009, ecco, in realtà si stanno inglobando tutto quello che può essere un sistema bancario anche più sostenibile come quello legato al credito all'economia reale. Quindi i requisiti di capitale, come vengono impostati, possono creare appunto delle pagelle e delle valutazioni diverse. Noi chiediamo in questo caso, e alcuni ci iniziano a ascoltare dopo 3 anni e mezzo che lo chiediamo in interrogazioni, in tutti i report, emendamenti, stiamo facendo un sacco di comunicati anche stampa, e ogni tanto qualcuno della stampa su alcune cose di questo tipo ci viene dietro, anche perché c'è dentro l'interesse nazionale dell'Italia se le nostre banche vanno in crisi, quindi è nell'interesse anche dei nostri giornali quello di sostenere questo tipo di proposte a livello internazionale per salvare in qualche modo sulle tavole delle regole internazionali il nostro sistema bancario. Ecco, su questo tipo di approccio stiamo ottenendo qualche risultato, nel senso che nella direttiva in modifica oggi sui requisiti di capitale potrebbe esserci un approccio iniziale verso una valutazione degli asset, si chiamano di terzo livello, cioè tutti quelli illiquidi, ovvero i derivati, e si potrebbe andare in una direzione che appunto va a valutarli in una misura iniziale molto light, per poi speriamo arrivare in una valutazione più ampia. E d'altra parte stiamo cercando anche di dare delle agevolazioni, se così possiamo dire, a quel tipo di attività di prestito che non sono particolarmente rischiose, in modo tale che una banca possa prestare i soldi a un tasso di interesse molto basso, ad esempio a chi dà delle garanzie abbastanza solide sul proprio prestito, perché oggi i requisiti di capitale richiedono alle banche di dover mettere il capitale a copertura del prestito che vanno a fare. Quindi cosa fa la banca? Aumenta il tasso di interesse su chi richiede il mutuo o il prestito. Quindi su questo stiamo cercando di lavorare. È ovvio che noi cerchiamo in tutti i modi anche di fare delle proposte un pochino più di alto livello. Poi quando tu vai nella contrattazione, in commissione, di quelle che possono essere piccole cose che però possono aiutare il sistema del tuo paese a funzionare un pochino meglio, è ovvio che poi anche in quel caso lì, senza scioglierti poi su tutto il provvedimento, arrivare anche a dei piccoli compromessi. Però su questo stiamo lavorando, stiamo cercando appunto di mettere sotto torchio questo principio, e secondo me qualcosina riusciremo a ottenere. Non sarà sicuramente accettabile la proposta di revisione, perché nel suo interno conterrà molte indicazioni ancora contro quello che è il nostro principio, ovvero del credito all'economia reale e attaccare un po' di più la finanza speculativa, però qualcosina, lavorando con dedizione e competenza, si può ottenere, cosa che ovviamente da una posizione di governo potresti fare anche con delle armi molto più potenti che essere un relatore di minoranza in un gruppo piccolo come siamo noi qua al Parlamento europeo. Ecco, il governo su questo dovrebbe avere delle posizioni molto più radicali e avrebbe dovuto tenere delle posizioni molto più radicali, perché sapendo che tu hai un sistema bancario come il nostro esposto molto sul credito, entrare in un'unione bancaria che ti presuppone certi requisiti di capitale, si sapeva che avrebbe creato questi problemi. Qualcuno lo sapeva, magari non tutti quelli del governo, ma i tecnici almeno di Banca d'Italia che siedono a Basilea o nel direttivo della BCE,
Ecco, queste cose l'avrebbero dovute annusare per tempo e c'è della malafede che proprio porta a creare questi problemi nel nostro sistema bancario per spingere poi le grandi banche d'affari a comprarsi il nostro sistema di banche del territorio o c'è una incompetenza totale netta. Io penso sia un mix di tutte e due queste cose. E oltre alla revisione dei requisiti di capitale c'è la revisione anche sul sistema di risoluzione, ovvero il famoso bail-in che è stato introdotto con l'Unione Bancaria, il secondo pilastro, e su questo stiamo lavorando proprio per cercare di tutelare in maggior modo possibile i risparmiatori. La visione diciamo, dei relatori del Nord Europa, i tedeschi, gli olandesi, queste persone che ovviamente hanno usato un sacco di soldi pubblici per salvare e ripulirsi i loro bilanci delle banche in passato, ovvero i loro prestiti come i nostri, che si sono ritrovati nel Monte dei Paschi, parlo dei vari prestiti che sono usciti anche le liste, a De Benedetti, e tutti questi soggetti molto vicini tra scambi clientelari, tra politiche private. Ecco, queste cose qua ce le hanno anche negli altri paesi, solo che sono stati più furbi a ripulirsele quando si poteva fare. Noi non avalliamo assolutamente questo tipo di atteggiamento, infatti c'è la commissione d'inchiesta e Gianni e tutti gli altri colleghi vogliono fare assolutamente trasparenza su questo. Ecco, io sto anche rompendo un po' le scatole qua per fare un po' la giustizia anche dei cittadini del Nord Europa, perché secondo me i contributi pubblici che hanno aiutato i sistemi bancari del Nord tra il 2011 e il 2013 e anche Spagna che hanno permesso di ripulire le banche, ecco, nascondono tanta di quella roba che invece in Italia sta uscendo nelle inchieste. E nella revisione del bail-in noi vogliamo tutele assolute per il risparmio. Dal nostro punto di vista i conti correnti devono essere assolutamente intoccabili e garantiti al 100%. Noi abbiamo sempre detto anche a Roma che non ci basta una misura anche sui 100.000 euro, che per carità, vedendo poi la dotazione reale del fondo di garanzia e tutela dei depositi, non c'è da dormire sonni tranquilli, però uno Stato sovrano potrebbe garantire realmente con la propria credibilità la propria banca centrale, diciamo anche i depositi. Un'Unione Europea con una banca centrale così indipendente, con però diverse volontà che la muovono, ovvero quella tedesca o quella italiana o quella francese, ecco, può avere dei problemi questo sistema a garantire i depositi in euro dei vari contribuenti. Quindi noi stiamo mettendo alla luce tutte queste problematiche proprio perché l'Italia ha già avuto esperienza del bail-in o dei provvedimenti comunque di burden sharing che hanno comportato il coinvolgimento dei risparmiatori. Quindi su questa cosa qua stiamo andando giù belli duri, cercando appunto di spiegare quali sono le conseguenze di applicazione. La tutela quindi del risparmio e la tutela dei risparmiatori che diciamo sono inconsapevoli di acquistare un certo tipo di prodotto finanziario rischioso e Rischioso. che ci sia appunto una modalità ma anche europea di rimborso immediato su questo tipo di problematica o di